Johnny Willy sui pattini. Ebbene sì, amici sportivi, le sorti della prossima stagione di hockey sono nelle mani di un talent scout noto in tutto il mondo. Il famoso Smedley, che nella sua carriera ha scoperto molti grandi campioni, è partito oggi per il gelido Antartide in cerca di giovani talenti che possano rilanciare uno sport al momento in seria difficoltà. Salve gente, io sono Smedley, il talent scout conosciuto in tutto il mondo e la mia specialità è scoprire nuovi giocatori di hockey. Già, datemi un ragazzo con delle buone potenzialità e io farò di lui il grande campione di hockey di domani, oggi stesso. Beh, francamente non ho parole. Mi do da fare, vengo qui nella gelida Antartide in cerca di un potenziale giocatore e ironia della sorte è lui che trova me. Vedo che con i pattini ci sai fare, ragazzo. Ora devi imparare a non sbattere contro le porte. Non è ancora nato il tizio capace di rifiutare i favolosi omaggi che il grande Smedley offre alla firma del contratto. Vabbè, un momento, non così in fretta, piccolo pinguino. Adesso tu appartieni alla Lega Internazionale Hockey e Pattinaggio Sportivo. Apri bene le orecchie, qui è in gioco la mia reputazione e prima di lanciarti sul mercato e di venderti al miglior offerente, voglio essere sicuro di averti sgrezzato per bene. Mi sono spiegato, figliolo? Sui pattini è piuttosto veloce, ma il freddo deve avergli congelato le rotelle. La prima cosa che dobbiamo fare è valutare la tua velocità e la capacità di manovra. Forza, vediamo che velocità raggiungi facendo lo slalom fra quei vecchi bastoni. I pivelli come te vanno e vengono, ma il cronometro dice sempre la verità. Sì, stai andando abbastanza bene. Devo riconoscere che a volte la velocità è un tantino sovrastimata. Voi, giovani promesse, siete tutti uguali. Volete la fama, tanti bei soldoni, le figurine con la vostra faccia stampata sopra, ma non avete voglia di faticare. Beh, il grande Smedley invece vi mette in riga e vi spreme a dovere. E adesso voglio vedere se sei capace di fare una rimessa in gioco. Guarda e impara, figliolo, perché il famoso talent scout, il grande Smedley, sta per insegnarti una grandissima mossa di hockey. Visto? È così che segnano i giocatori professionisti. Coraggio, figliolo, non sentirti intimidito soltanto perché è un vero campione e ti ha fatto vedere come si va a rete. Dai il meglio di te stesso. Incoraggio sempre i pivellini perché acquistino un po' di fiducia. Inconvenienti di questo tipo mi riducono il morale a pezzi. Questo ragazzo farà meglio richiamare una bella folla di sostenitori, perché qualcosa mi dice che ci costerà una piccola fortuna in bastone. Ok, figliolo, adesso vediamo come te la cavi a difendere la porta e lo facciamo ricorrendo alla più moderna tecnologia in fatto di allenamento. Beh, a dire la verità, i dischi andavano ribattuti. Ma ti faccio vedere io. Sposta in alto la leva per avviare la macchina. Il segreto sta tutto nel movimento del polso. Ma grandioso, proprio io dovevo trovare l'unico giocatore di hockey del mondo a cui piacciono più i bastoni dei quattrini. Time out! Figliolo, io ti capisco, anche a me piace molto organizzare un barbecue, però a fine giornata. Prima si deve giocare ad hoc. Non c'è problema, so io come domare questo nanetto che si dà un sacco di arie. Di un po', ragazzo, che ne dici se ora lavoriamo alle tecniche di marcatura dell'avversario?
Lo marcherò talmente stretto che volente o nolente sarà costretto a darsi una scrollata per impegnarsi più seriamente nel gioco. Come stavamo dicendo, la stagione di hockey ormai vicina avrebbe bisogno di un nuovo giocatore che rilanci questo sport. Speriamo, amici sportivi, che il grande Segucio Smedri ne trovi uno. Adesso basta! Mi sono stufato di te, pappamone senza talento, sei una vera schiappa! Non sopporto più gli atleti di oggi. Si credono tutti prime donne e me ne torno a cercare talenti fra le ragazzine che giocano a pallavolo al liceo. E non farti più vedere, pinguino, capito? Ah, è un vero peccato. Per la prima volta nella sua leggendaria carriera, Segucio Smedri non è riuscito a scoprire un nuovo grande campione di hockey. E così, e me ne dispiace, la prossima stagione sportiva verrà cancellata per mancanza di seguito, gente. Però, al suo posto, vi proponiamo una rassegna delle più belle canzoni stonate del mondo.